Donato, 52 anni, è il capofamiglia e operaio Ilva, sua moglie è casalinga, hanno due figli di 22 e 14 anni, il secondo con qualche problema di salute. Vivono al quartiere Tamburi. Per il pranzo di Natale hanno a tavola gli anziani genitori di lui. Una famiglia semplice e dignitosa che vive con pochi soldi ma tanta armonia. A pranzo non manca niente, in una essenziale sobrietà e tanta gioia di vivere. Malgrado i problemi, le ansie e le preoccupazioni, quel che angoscia di più Donato è l'incertezza sul suo futuro lavorativo. Noi del quartiere Tamburi viviamo tante situazioni negative, soprattutto dal punto di vista lavorativo, per noi che siamo dei dipendenti dell'Ilva, ed affronteremo un anno 2016 con un passaggio veramente epocale, perché passeremo sotto una gestione di una nuova azienda e non sappiamo, viviamo con un punto interrogativo dove non sappiamo che fine dobbiamo fare. Un Natale un po' ridotto, un Natale unito come famiglia, però ecco, non c'è quello sfarzo di una volta, quella tavola imbandita con tanti beni. Ma forza e coraggio non mancano a chiusura del pranzo, comunque panettone, dolci e un goccio di spumante. È un Natale di speranza per gli abitanti del quartiere Tamburi.